Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andrink 1 sino a Zoom 11-3, lampo folgorante. Siamo nel vivo dell'azione, quinto capitolo, sfida contro gli inglesi, come annunciato nello scorso episodio, dal gioco stesso. Non ci posso credere, questa è l'isola di Liokot. Sì, la chiamano l'isola del calcio. È strano, a volte le immagini hanno una qualità superiore, a volte inferiore. È molto particolare questa cosa e non mi piace. Fate una cosa uniforme. Ehi, è bellissima, sono già innamorato. E credo che sia una cosa un po' valida per tutti. Questa finalmente siamo arrivati. È la parte più bella del gioco. Quando arrivi a Liokot inizia proprio il meglio del meglio di Inazuma Eleven 3. Questo è tutto quello che sono riuscito a scoprire sull'incidente di 40 anni fa, grazie. C'era Ray Dark dietro, ha fatto in modo che il pullman andasse a sbattere. Signorina, è ora di andare. L'assistente? Va bene. E wow, non me lo sarei mai aspettato, non si capiva. Finalmente sei arrivato, Mark. Capitolo 5. Benvenuti nel paradiso del calcio. Il paradiso del calcio. Veramente sarà più un inferno, visto tutto il casino che c'è da fare, tutte le squadre da affrontare, sarà un po' un inferno. Liokot, sembra che stiamo alle Hawaii. Siamo, non stiamo, siamo alle Hawaii. Un po'. C'ha il mal d'aereo ancora. Wow, guarda Axel, siamo davvero all'estero. Grazie, guarda quante cose strane. Ah, che bello vedervi così emozionati. A volte dimentico che siete dei ragazzini. Ah, senti chi parla, quello maturo. Sei stato saltellare come un bimbo di 2 anni per tutto il viaggio. Quindi siamo a Liokot, il luogo che viene chiamato Isola del Calcio. Ho sentito dire che hanno trasformato le isole qui intorno in strutture dedicate al calcio. Che esagerazione. Lo so che è un evento importante, ma è una cosa davvero stupida. Non proprio. Dopotutto, il mondo intero ci guarderà. Per me è perfetta. Ho bisogno di un'ambientazione epica per il mio ritorno. Bla bla bla, stai attento a non fare una figuraccia epica allora. Come ti permetti? Dillo ancora se hai coraggio. Ce l'hai coraggio, tranquillo. Ehi Mark, ora che siamo qui dovresti lasciare l'aeroporto e fare un giro dell'isola. Sono tutti così entusiasti, sarebbe bello, non credi? Dai, andate a divertirvi, torna da me quando avete finito. In realtà possiamo andare direttamente da Nelly, da... Perché mi sbaglio i nomi? Da Silvia credo, ma... Io giro... Wow. Io giro volentieri un attimino nell'aeroporto in cerca di strumenti. Gli strumentopoli misteriosi. Sì, perché non so cosa c'è dentro al forziere. Se lo sapessi. Vediamo un po'. Scarpini dardo, ottimi. Ci serviranno. Metto subito ad Axel, li metto. Oh, attenzione, il modulo a farfalla 555. Più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 451 o 442. Io invece uso una cosa diversa, 555. Ma ragazzi, il posto, cioè, è un... Tutto ti fa uscire, stiamo calmi. Non posso neanche andare qui, così piano piano. Vabbè, tanto non c'è più niente da vedere. Andiamo a Parco del Mare allora, che è mezz'ora che esco e quello mi sta lì a dire Andrea, vieni, ti prego. Ah, questo è un punto importante, ma non dico nulla perché un ragazzo ha detto che è spoiler e quindi mi sto zitto. Giustamente, oddio, c'è ancora chi non l'ha giocato, però insomma dico, gli appassionati di Inazuma Eleven in teoria dovrebbero già averlo giocato. Io lo giocai in giapponese, l'unico che mi mancava era appunto Chrono Stones, ma lo sto giocando, come ho detto, sulle stories di Instagram. Quindi seguitemi su Instagram perché pubblico robetta che non pubblico sul canale. Allora, avrei... Non lo so. Non mi piace, è troppo larghi. Vabbè, andiamo con lui.
Intanto porto onda inarrestabile alla versione 3. Così la massimizziamo tutta e non c'è più questo problema. E non che sia un problema per me vedere una mossa che non è completamente potenziata, però tanto per, tanto per. Perché comunque sia Harley, non so se portarlo fino alla fine con me. È forte, ha il tiro lungo, però quando oramai tutte quante le squadre hanno un difensore che può bloccare un tiro, quindi sarebbe inutile tirare dalla distanza, tranne quando è il gioco che ti obbliga. Vediamo un po', mappa per Nara, ottimo. A fine gioco, forse anche un po' prima, porto tutti quanti gli extra, tutte quante le mappe che trovo, tranne quelle sbloccabili solo a fine gioco, che non penso ci siano, perché basta che vado e le compro e ci sono. Ruba la palla agli avversari, ma certo, ho semplicemente vinto, insomma, facile facile era questa. E ok, non credo ci sia altro qui intorno, perché ci fa uscire. È a posto allora? No, non è a posto. Dobbiamo andare qua, che c'è qualcosa sicuramente. Li faccio tirare, così potenzio intanto il martello del colosso, che è una delle mie tecniche preferite di Mark. No, non ci credo! Accidenti. giustamente, te lo meriti! Te lo meriti, ma come si fa? Ma un tiro normale era! Ma cosa? Ma io mi meraviglio, non ho parole. Di qua si esce, non c'è niente. Di qua è forziere, giustamente. Scarpini proiettile. Intanto, allora, equipaggio. Ho equipaggiato tutti quanti perché nessuno aveva equipaggiamento. Signorina. Strano, non pensavo di non aver equipaggiato nulla a parte Mark. Mark ero sicuro perché, vabbè, i guanti della farm, ok. Ma gli altri pensavo di averli tutti quanti equipaggiati. Attenzione, ho imparato una nuova tecnica, Harley. Parliamo con Silvia allora. Hai finito il tuo giro? Per fortuna sì. Ora che hai finito il tuo giro dovremmo andare nell'area giapponese e alloggeremo lì durante la nostra permanenza sull'isola. E se non sbaglio, lì ci iniziano all'allenamento, alla base segreta per allenarci? È lì, nell'area giapponese? Non mi ricordo. Dovrebbe essere lì. L'area giapponese? E dove si trova? Non ricordo di averla vista. Non c'è solo l'area giapponese, Mark. Ogni squadra partecipante al torneo ha una sua area specifica. Per far sentire i giocatori al loro agio e farli giocare al meglio, ogni area si ispira a posto origine di ciascuna squadra. Quindi per l'Italia abbiamo gente che va in giro col mandolino, dicendo mafia, pizza e mandolino. Ok. Dovremmo andare a sistemarci negli alloggi che hanno riparato nella nostra area. Andiamo, ragazzi! Ehi, ma guarda dove vai! Portafogli? Il mio portafogli... Portamonete? Ma le monete ti porta in giro? Dove portamoneta? È sparito! Oh no! Forse è stato quell'uomo che ti è venuto addosso! Svelti, inseguiamolo! Ma in scivolata, porca miseria! Ma fate andare Nathan che è più veloce di tutti. Dov'è? Questo? Eccolo lì! Ehi tu! Ridammi il mio portamonete! Ehi! Torna qui! Oh! Ehi tu! Togliti di mezzo! Il mio uomo! Attenzione! My man! Che tiro! Grande. Ecco qui. Questo è tuo, giusto? Sì, grazie. Quello è scomparso, l'ha ucciso? Ci sono parecchi ladruncoli da queste parti. Dovreste fare più attenzione, ragazzi. Ciao. Sì, praticamente. È vero, è vero. Guarda Mark. Trema. Mark? Ma che ti succede? Sto tremando come una foglia. Ma è stato fantastico! Sì, avete visto come l'ho scavalcato? Wow! Come ho fatto a vederla arrivare? E quel tiro? Per essere così veloci e precisi partendo da fermi, bisogna avere gli occhi dietro la testa.
si raccontano delle cose sui giocatori delle squadre più forti del mondo. Secondo gli appassionati di calcio, alcuni sono capaci di avere quasi una visione aerea del campo. Ci pensate che fa parte di una delle squadre che potremmo incontrare? Accidenti! Beh, forse, o forse no. Che tiro incredibile. Ma non si tratta solo di questo. Lo smettevo di dirmi, è fantastico, è fantastico, è fantastico. Che fai, Mark? Dobbiamo... Dai, andiamo a vedere gli alloggi nella nostra area. Sì, arrivo. Amico, stai parlando di Paolo Bianchi, non è che stai parlando di uno qualsiasi. Quindi quello è un esempio di calcio giocato a livello mondiale. Oh, gli angeli. Maledetti umani. Perché devono venire fin qui a turbare la nostra pace in questo mondo? Come si chiama? Il FFI? Che stupidaggine. Perché si ostinano a perdere tempo con queste insulse occupazioni? Quali sono le tue volontà, Sahel? Vuoi che la nostra missione abbia inizio? No, c'è ancora tempo. Lasciamo che si divertano ancora un po'. Ci renderemo conto da soli fino a che punto questi umani meritano il nostro giudizio divino. Io lo merito? Poi c'è tra l'area giapponese, sì. Loro sono i cari vecchi angeli. Non quelli... Non quelli veri. Quelli che giocano a calcio, sono angeli diversi. L'area giapponese. Ma sì, perché non spendiamo milioni e milioni di soldi? Soldi per generico, non perché non c'è una valuta precisa. Non so che valuta usino l'Iokot. Diciamo che dovrebbe essere nell'oceano Atlantico, ecco, per capirci. O Pacifico. Nell'oceano. Quindi potrebbero usare valuta estera tipo dollaro. Io il calcio non lo seguo e non lo nascondo. Attenzione, questo è un giocatore importante. Non lo nascondo, però in Zoom Eleven mi piace come gioco. Un JRPG calcistico, sì, però JRPG. Quello è il famosissimo K. Probabilmente Mark non aveva il suo cibo preferito, i cetrioli. Strano, ma vero. Ai K piacciono i cetrioli. E quindi, niente. Non l'ha convinto a fermarsi a giocare. Questo punto non è attivo, ma lì ci si aumenta la difesa. Mi sembra, perché Mark, ovviamente, essendo portiere. Ma i conigli qua cos'è? Mi chiamo Jack. Il coniglio Pasquale Jack. Sono venuto qui con un mio caro amico, ma non riesco più a trovarlo. Dove sarà finito? Eccolo, il gatto che ti vuole mangiare. Va bene, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere il nostro alloggio. Travis? Allenatore Travis? Oh, il sistema di ingaggio. Me vorrei il sistema per soffiare i giocatori. Voglio soffiarli. Io non terrei quella televisione sopra il camino, perché se si scolla il silicone, casca la televisione e le bestemmie partono come non ci fosse un domani. Quello era un 40 pollici. Nel 2013 40 pollici costavano tanto. No, per dire, Sì, perché... Anzi, no, questo gioco è del 2010, attenzione. Peggio ancora, costava molto di più. Wow! Sì, Mark, wow. Benvenuti negli alloggi della squadra giapponese. Fantastico, ma sono così spaziosi. Non c'è paragone con quelli che abbiamo nel nostro paese. Sì, sono enormi. Potrei davvero abituare a questo tipo di accoglienza. Dovrei prima abituarti all'allenamento. C'è un campo qui fuori. Voglio vedervi lì, ora. Che cosa? Ma siamo appena arrivati. E poi invece sono così stancante. Se non ti va bene, puoi ritornartene sull'aereo. Neanche per sogno. Su quell'aereo non ci torno. Sono lì, mi fa venire da... Mark, ho delle buone notizie per voi. Con il sistema degli amichevoli puoi giocare contro tutte le squadre che hai affrontato durante i gironi di qualificazione. E era ora. Davvero? Quindi possiamo giocare di nuovo contro l'Australia e Qatar, la Corea tutte le volte che ci va? Esatto. E se le sconfiggi potrai anche soffiare i loro giocatori. Il che significa che ogni giocatore che hai incontrato nel girone asiatico è ora un potenziale compagno di squadra. Puoi giocare le amichevoli parlando con il signor Firewheel nel dormitorio della Raimon.
E c'è anche un computer qui nei nostri 9 alloggi che ti permetterà di soffiare i giocatori. Puoi anche usare il computer nel dormitorio della Raimon e quello che si trova sull'autobus. E beh, era ora ragazzi, eh. Direi che è raggiunto il momento. Un'altra cosa che riguarda il club di calcio della Raimon. C'è una porta all'interno che finora non potevi aprire. Ti porterà nei sotterranei. Se hai tempo potresti andare a dare un'occhiata per vedere dove conduce. Cerca di usare al meglio questa opportunità. Lo sai quanto è importante consolidare la squadra, vero? Certo, allenatore Hillman. Sarebbe divertente giocare con i ragazzi di tutto il mondo, non vedo l'ora. Ok, ora è meglio iniziare l'allenamento. Il campo si trova proprio sulla strada che porta agli alloggi. Io comincerò ad andare. Quando sei pronto vieni da me. Direi che prima però bisogna andare a vedere dove conduce questa fantomatica porta. Oh, era ora che si aprisse. Lasciamo l'isola di Liokot e atterriamo alla Raimon per andare a vedere cosa c'è dentro questo bunker, come lo chiamiamo. I sotterranei della palestra. Qui non ci posso ancora andare, vero? Non è chiaro. Apriamo qui allora. Adesso puoi andare sottoterra. Grazie. Qui c'era il centro di ricerca. No, per combattere contro i robot. Solo per questo? Cercare di comportarsi come un robot è davvero una faticaccia. Volevo dire bzz, 9 amichevoli disponibili. Utilizzare oggetti per sbloccare le partite. Prego scusare, tarda presentazione. Sono il robot adatto ad amichevoli. Inazuma Japan individuata. Attivare amichevoli. Cosa? Abbia bisogno di un oggetto. Ma per cosa? Non l'ho mai saputa sta cosa. A questo punto direi che non possiamo fare altro che allenarci e andare avanti. Eccomi qua. Va bene, cominciamo? Perfetto, è tempo di allenarsi. Date il massimo ragazzi. Come sempre. Sanford, per quanto mi piaci, qui non ti userò mai. Jude, tua! Come che controllo! L'avete visto? In questi giorni David è davvero veloce. È migliorato molto. E non è il solo. Kevin sembra un altro giocatore. Vediamo un po'. Oh, un nuovo tiro? Guarda questo, Axel. È una piccola tecnica chiamata Soffio del Drago! E beh, ci mancava pure che la parasse. Wow, Kevin, che tiro incredibile! Che ne pensi, Axel? Sei preoccupato di perdere il tuo posto come prima punta? Beh, fai bene. Ma dai. Se c'è qualcuno che preoccupa Axel, quello sono io. Ah, è piccoletto. Tu? Pensi che una mezza calzetta come te possa fare meglio di Axel Blaze? Ma fammi piacere. E tu che ne sai? Sbaglio? O sei tu quello che si è fatto soffiare il posto titolare da Axel? Oh, oh, mi sa che non dovrei ricordarglielo. Vediamo se sai giocare così bene come dici, Hobbs. Ti va una piccola sfida? Certo, puoi scommetterci. Mark, non dovresti fermarli? E rovinare un po' di sano antagonismo? Neanche per sogno. Penso che sarà utile per entrambi. Ora andiamo ad allenarci anche noi, ok? Già ci stiamo allenando. Ah, Mark, dimenticavo. Io e gli altri manager abbiamo preparato qualcosa per te. Oh, ma forse ora non è il momento adatto. Vieni a trovarmi quando vuoi fare una pausa da degli allenamenti, ok? E parla con Celia quando hai finito di allenarti. Ma non possiamo ancora utilizzarlo. Beh, in teoria avremmo finito, eh. Celia, che vuoi dirmi? Eccoti qui. Ta-da! Allora che ne pensi? È una nuova corda da usare per i tuoi allenamenti con il copertone. Forse per Mark ha un significato importante. Quella vecchia era tutta sfilacciata. Così abbiamo deciso di intrecciarne una nuova. L'abbiamo fatta insieme. Ma dai, che bella sorpresa! Grazie ragazze! Sei contento.
Penso proprio che la proverò subito e farò un po' di allenamento. Eccolo allora. Proprio ora? La cena è pronta. Ah, avremmo dovuto aspettarcelo. È sempre il nostro Mark. Sono così felice che gli sei piaciuta. Dovresti esserlo, infatti. Un momento. Oh, fantastico. Ci mancava solo questo. Ora siamo in tre a guardarlo con gli occhi a forma di cuore. O forse quattro. Cosa è successo? Oh mio Dio. In tre a guardarlo con gli occhi a forma di cuore. Mamma mia. Mano di luce! Bene, bene. Cosa vedono i miei occhi? Ah, attenzione, attenzione! Chi è lei? Ah, usi un vecchio pneumatico. Non pensavo ci fosse ancora qualcuno che si allena così. Mi sono sempre allenato così. Ho imparato così le mie tecniche speciali più forti. La mano di luce. Tecniche speciali? Come la mano di luce che ti ho visto fare poco fa? Sì, quella è una tecnica davvero speciale che ho imparato da mio nonno. È grazie alla mano di luce e a lui se siamo arrivati fin qui. E fai sempre affidamento su tuo nonno? Cosa intende dire? Beh, non ti viene mai voglia di giocare con un tuo stile? Un mio stile? Scusa, ragazzo, ignora quello che ho detto. Forse non sei ancora pronto. Beh, buon divertimento con quello pneumatico. Mettiti d'impegno. Signore, di là è chiuso, non perché mi ha parlato così? Stava cercando di dirmi qualcosa. Lo stile di mio nonno è il mio stile. L'unica cosa di cui ho bisogno sono le sue tecniche speciali. Non proprio. E le userò per farmi strada fino alla finalissima e vincere. Intanto ho imparato il martello da solo. Oh, Rococo. È lui. Ah, questo è il famoso Mark Evans. Hector si chiama qui. Torna negli alloggi dopo l'allenamento. Ma io mi alleno subito. Tipo now, 100 punti passione per aumentare la difesa? E la corda si è rotta, Marco. Ora vattene a fare un'altra da Silvia e le altre ragazze. Dai, da bravo, su. 120, almeno di 2? Oh, almeno di 2? No, di 1. Mi vuole male il gioco. Ho 4562 punti passione. Non va bene, non va bene. Devo fare un po' di amichevoli. Devo aumentarli di molto. Ad ogni modo, facciamo un attimo questa piccola parte qui, poi ci fermiamo, perché è già abbastanza. Ne sei sicuro, Smith? Credo di sì, abbiamo anche le testimoni oculari, ma cercherò di saperne di più per fugare ogni dubbio. Se è davvero ancora vivo, non possiamo permetterci di lasciarne giù a piede libero. Detective Smith, cosa ci fa qui a Liocott? Sono venuto ad assistere a un paio di partite, ma ora devo andare. In bocca al lupo, Mark! Sì, ci vorrà davvero. Chissà cosa stavano confabulando quei due. Il giorno seguente, la mattina della cerimonia di apertura. Yes! Siete tutti qui? Fra poco dobbiamo recarci alla cerimonia di apertura. Ci siamo, Silvia, ci siamo. Hanno portato l'autobus in Azuma fin qui. Accidenti, non si è barato a spese, eh? Liocott è un'isola molto grande, Kevin. Senza l'autobus avremmo un po' di problemi ad andare in giro. Già, lo stadio del Football Frontier International, dove si terrà la cerimonia, è molto lontano da qui. È lo stadio più grande di Liocott. Sarà lì che si svolgerà la finale del Football Frontier International. E dobbiamo sfilare nello stadio davanti a tutti. Accipicchia, non ci avevo pensato. Non dirmi che anche tu sei spaventato, Hobbs. Guarda come stai tremando. Tremando? Sì, e allora? Sono brividi di entusiasmo.
Comunque, senti chi parla, ti sei mai visto in faccia? Che ci posso fare? È la mia, ok? Quindi finalmente conosceremo le altre squadre dal vivo. Sarà interessante, vero Mark? Sì, lo sto nella pelle, dai, andiamo! Andiamo allora. Sono molto eccitato per questa cosa. Vai allo stadio per la cerimonia. Andiamo, signor veteran! Ma... no, centro di Liocott, fermati, che fa, che fai? Stadio FFI. Oh, cassiterina, questo stadio è grandissimo. Scusa Scar, sono rimasta così a bocca aperta davanti allo stadio che ho perso la dentiera e me ne ero quasi accorto, sa. Non c'era nulla negli spogliatoi, quindi direi che possiamo andare allora a questa cerimonia finalmente, dai. Salve. Voi siete di Nazuma Japan, eh? La cerimonia di apertura comincia stasera, volete aspettare negli spogliatoi? Perfetto, mi raccomando, preparatevi per la sfilata, sarà spettacolare. È finalmente giunto il momento della cerimonia di apertura del Football Frontier International. 5, 4, 3, 2, 1... E i fuochi d'artificio segnano l'inizio di questo attesissimo torneo mondiale. L'atmosfera è elettrizzante. Squadre giovanili da ogni parte del mondo si sfideranno per stabilire chi è il numero uno. Il vincitore sarà deciso proprio in questa arena, nel grandioso stadio del Football Frontier International. Ora godiamoci l'emozionante spettacolo dei ballerini che rappresentano le nazioni partecipanti. L'evento è in diretta mondiale, vista la sua importanza. Ah, arrivano! I giocatori stanno facendo il loro ingresso. Fatti valere, Mark. I brasiliani! La sfilata di stasera comincia con il Regno, la squadra delle giovani promesse del Brasile, capitanata dal fortissimo Macro Bingo. È stata ricerca la parola giusta per questo incredibile talento che molti conoscono come il Re dei Fantasisti. Fisicamente, tecnicamente e tatticamente è uno dei più giovani e promettenti sul campo di calcio. Non vedo l'ora di vederlo in azione. Eh sì, eh. Eccoli! E dopo il Brasile arriva la squadra italiana, l'Orfeo. Stasera sarà guidata dal vice capitano Paolo Bianchi. Hai ragione, Maxtor. Maxtor? Che nome è? Sembra che il loro capitano non possa essere qui stasera. Ma Bianchi non sarà di certo una delusione, visto che la meteora bianca tecnicamente è potente e incredibilmente veloce. Ah, lo chiamano meteora bianca. Guardare questo giocatore in campo è come innamorarsi di nuovo del gioco del calcio. È davvero l'orgoglio dell'Europa intera. Vabbè, il calcio italiano è bello, però... E a seguire viene l'Argentina, la squadra dell'Impero cercherà di lasciare segno sotto la guida di Thiago Torres. E sicuramente hanno lasciato il segno durante le qualificazioni, con l'impenetrabile difesa di Torres. Lui lo voglio in squadra, e già l'ho detto. Sicuramente è il difensore da tenere d'occhio in questo torneo, non vorrei essere nei panni dei giocatori che proveranno a superarlo. Non ti preoccupare tu. E questi chi sono? Ah, la squadra inglese sta facendo il suo ingresso. Tutti sono in piedi per i Cavalieri della Regina. Ed ecco il loro capitano, Edgar Partinus. Ammirato e stimato da tutti. I Queens Naito. Sentite il pubblico. Beh, vorrei non doverli ascoltare, mi danno sui nervi. Bene. Tocca a noi, tutti fuori! Sì, capitano! Ah, questo dovrebbe essere la squadra giapponese! Sì, è il Nazuma Japan! Sono capitanati da un giovane che credo si chiami Mark Evans! Sono riuscito ad arrivare fin qui grazie a una vittoria strappata con i denti alla Corea! Strappata con i denti! Li ho stracciati! Vediamo come riusciranno a cavarsela! Sì!
Ehi, ma che succede? Quelle altre squadre risultavano più forti. Ovvio, sanno chi sono le altre squadre. Non dimenticare che siamo quasi degli sconosciuti per il pubblico mondiale. Questo è colpa del Giappone. Il Giappone è una nazione molto chiusa. Purtroppo. Un tifo assordante proviene dagli spalti mentre fa il suo ingresso alla fortissima squadra americana dell'unicorno. Un attimo, ma quello è Eric. Guardate, c'è anche Bobby. Ora è il turno della squadra proveniente dalla piccola Repubblica Africana del Kotarl. E perché ci interrompono proprio qui? Si comincia finalmente. Proprio così. Non sanno che questa cerimonia celebra l'inizio di qualcosa di ben più grande del mio sciocco torneo. Che voce profonda. C'hai mal di gola, ti sei ammalato. Ehi, ma quello è... E con questo la fase finale del Football Frontier International è ufficialmente cominciata! E non potremmo esserne più contenti. Ah, finalmente è andata. È stata una cerimonia d'apertura pazzesca. C'era tutto il mondo a guardarci. Non riesco a credere che Rick e Bobby siano nella squadra americana. Sarebbe stato sciocco non convocare due giocatori di quel calibro. Ma ammetto di essere sorpreso anche io. Pensavo fossero in America a studiare. Invece sono tornati per unirsi alla nazionale. Perché non ce l'hanno detto? Chissà, comunque si è fatto tardi, meglio tornare agli alloggi. Andiamo, domani annunceranno i nostri primi avversari, non vedo l'ora. Prima andiamo a dormire e prima lo scopriremo. Kruger. Quindi quello era il capitano della squadra giapponese, Eric? Mark Evans, dico bene? Ci ha detto che erano dei giocatori molto forti, ma dall'aspetto non si direbbe. Forse no, ma capirei cosa intendo se ci toccherà affrontarli. Quello era Axel Blaze, vero? Ma che aveva? Mi ha fulminato con lo sguardo. Fammi indovinare, forse lo stavi osservando anche tu? Non mi interessa quello che dice Eric su di lui. Non riuscirà a battermi. Non glielo permetterò. Andiamo, Dylan. Dobbiamo cominciare gli allenamenti. Così mi piaci. In realtà, lui dovrebbe chiamarsi Mark Kruger. Però, ovviamente, da noi l'hanno cambiato perché sennò andava in conflitto con Mark Evans. La mattina dei sorteggi del girone. Chissà chi saranno i nostri primi avversari. Andiamo a parlare con l'allenatore Hillman. Beh, come preannunciato, affronteremo gli inglesi, quindi insomma, già sappiamo che ci sono gli inglesi, ce l'hanno spoilerato malissimo, però io direi che per questa prima parte è tutto, quindi concludiamo questo episodio qui. Domani andremo a vedere i nostri primi avversari e con un po' di fortuna faremo anche la partita, se tutto va bene. Altrimenti inizierò ad allungare gli episodi, farò anche tre parti perché davvero sono molto, iniziano ad essere lunghi questa volta. Quindi Koji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Nazuma Eleven 3. In descrizione, come sempre, link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye!